Oggi non si parte col migliore dei tempi, speriamo di arrivare là che c'è il sole. Ah, mo c'è Demon Slayer là. Eccolo lì. Casualmente l'unico autogrill in cui ci fermiamo è quello col McDonald's, eh. C'è il Monopoli edizione pizza, amo. Certo che è un hamburgerino adesso, però. Ah, è quello grasso che poi diventa magro. Body shaming. No, nel senso, dai. Non siamo neanche arrivati, già stiamo mangiando. Non abbiamo neanche fatto il check-in. Buono. Com'è la lasagna? È un pranzo felice se ti portano le patatine, vero? La nostra bella camera, tutta bianca, tutta illuminata. Tutta bella anche in ordine, con una grande finestra e un quadro con delle finestre. Ciao! Benvenuti! Hai visto che bella la camera? Sì, però c'è un problema. Tipo? Piove. Vabbè. Si nuota anche con la pioggia, d'altronde. È veramente eccessivamente illuminata. Il bagno è rosa, però ha lo stesso problema della stanza che avevamo la prima volta, ovvero che è solo una tenda che divide la doccia da tutto il resto. Ma nella tenda della doccia c'è il bidet. Così ti lavi il culo mentre fai la doccia. Anche se piovigina, abbiamo una bella vista, appunto, sul mare. Anche questa volta dobbiamo lasciare la videocamera bella in cambio di quella piccola per portarla al mare. Questa volta in 4K. Da parte il telefono. Tieni, eccolo qua il telefono. Amo, ti stanno chiamando. Rispondi. Rispondi. No. Perché tutti gli hotel in cui andiamo il corridoio è sempre come se fosse successo un omicidio? Guardalo. Sembra una finestra aperta da Max Pezzali nel video del grande incubo quando salta fuori per scappare dai mostri. Siamo al Dream Hotel. Ma pensa un po'. Guarda, c'è pure un fantasma. Siamo proprio vicini al mare noi. L'hotel è là, qui c'è un'elica, il cielo è grigio come pochi. A lei pesa il braccio. Ho come l'impressione di aver portato troppa roba. Ma va, davvero? Sì. Che novità. Ed ecco qua il bagno sorriso. Visto, ogni volta che uno lo vede ti mette il sorriso. Come l'anno scorso. Voglio delle figurine, ma voglio anche questo pulcino. Tutte le volte noi ci capitano i posti all'angolo, sempre vicino alla passerella. Non che la cosa mi dispiace, anzi. E da quella parte c'è anche il porto. Come vedete oggi il mare è bellissimo. Grigio solamente dove c'è il mare, sole dove c'è la terra. Però almeno siamo in buona compagnia. È il momento di cambiare custodia. Oggi bisogna tenere gli ombrelloni chiusi. Mi chiedo come mai. Vai, corri in mare, tanto oggi non fa caldo. Comunque, quando abbiamo trovato questo hotel, la mia preoccupazione era che il porto fosse uno di quelli un po' zozzi, un po' sporchi, un po' che puzzavano. E invece l'acqua è pulita, ho visto tutte belle recensioni di tutte le spiagge, nessuno si lamenta di nulla. Vai, acqua test. Beh, è andata più avanti di quanto pensavo. Allora, non è delle più calde che ci si poteva aspettare il primo giorno, ma visto il tempo, adesso non sono bravissimo in geografia, ma avendo visto Google Maps, di là c'è Milano Marittima. E in teoria, molto più in là ci dovrebbe essere Rimini. Sei buttata prima di me, incredibile. Ti faccio vedere come fanno i professionisti ora. Farti un altro livido come quello di qualche anno fa che era grosso così. E è durato 6 mesi. Esatto. Nella fattispecie questa è la clip incriminata nel momento in cui mi sono spaccato il fianco facendomi un livido enorme. Gabbiano, sono però un po' triste perché tutti gli scorsi anni avevamo di fronte alla spiaggia sempre l'intera scogliera fatta di scogli incredibili coi granchi e adesso gli unici sassi che ci sono quelli del porto. Guardala lì una scoglionata. Ehi, non sarà il migliore degli inizi, ma può solo migliorare. Oh, peggio. Oggi un po' notte al mare. Un po'? Sono più nuvole grigie che bianche. Comunque, se non si fosse capito, c'è bandiera rossa oggi. Non so se si sente, ma sta iniziando a tuonare. Aia. Stasera ce la pasta al sugo. La facciamo vedere qui sotto. Come i bimbi. La pasta al sugo. E domani pasta e fagioli. Dove stai andando? Arriva il salvataggio. Ma come mai è così incazzato il mare? Poseidone. No, perché? Hanno rubato la folgore di Zeus. Per chi non l'avesse capito, è una citazione a Percy Jackson tutto questo. Posso dirlo che il primo non è brutto, è il secondo che è fatto male. Allora, Percy Jackson è un Harry Potter fuso a Narnia. Il problema è che il film, cioè non è brutto il primo, è il secondo che è tanto fatto male. Allora, a parte il tempo che sembra che sta per esplodere il mondo, ma guarda cosa ho trovato coi piedi.
Un conchiglione enorme. Ma siamo rimasti gli... Oh mio Dio, ho visto un pulmino gigante. Io no. Comunque, la tua risposta è... Sì. Siamo gli unici. Abbiamo capito! Cos'è successo? I bagnini ci hanno mischiato di uscire dall'acqua. Effettivamente il tempo... Lascia il tempo che trova. Correte! Vieni! Ha iniziato a piovere, che bello! Ecco perché! Ciao! Cosa fai lì? No, è andato via! Beh, che dire! Cosa ci fa il tablet sul tavolo? Stiamo facendo i download su Disney Plus perché di sopra il quinto piano non va il wifi. Ci hanno cambiato di posto. Sì. Perché? Perché almeno abbiamo una via di fuga. Nel caso uno dei due dovesse impazzire e accoltellare l'altro. Beh, la vedo difficile accoltellarti con la punta arrotondata. C'è il cucchiaino. Queste linguine alle vongole rappresentano la mia vita. Un gran bel piatto, ma le vongole sono vuote. Guarda lei invece come si ingioia la sua pasta al ragù. Eccoci qua. Oggi stiamo andando nel centro di Cervia. Domani attraversiamo questa parte di canale e magari andiamo a Milano Marittima. Sono le barchette. Sì, ma non ci sono i mercatini quelli martedì e giovedì. Mentre giovedì cos'è che c'è? Il mercato? Comunque, non tanto per criticare, però l'idea di andare sul lungomare a fare gli acquisti a me piace molto di più che entrare dentro il paese. Poi io... A lei non cambia letteralmente un cazzo, basta comprare qualcosa ed è contenta. No, cioè non è che compro tutto subito, prima devo fare tutta la via, capire cosa mi piace. Dimenticarti dov'è che hai trovato che cosa. Ecco, poi ci pensi tu, a ridirmi no, eravamo dall'altra parte e poi faccio gli acquisti l'ultimo giorno. Sono un imprenditore. Sta gag di tenerci la mano ogni volta, non finirà mai. No. Guarda, c'è un castello che sorride. A me sembra più che sorpresa, più che sorridente. Chissà come finiamo sempre in questi negozi. Sono stufa di giocare con le carte tue napoletane. Solo perché non capisci i disegni. Le carte bergamasche non ci sono. Guardiamo. Per fare Jafar. Wow. Ora sei sotto il mio controllo. Vero? Cos'hai visto tu? Anime censurate degli anni 90. E cosa censuravano negli anni 90-80? Accoltellamenti, trombate, Lupin che cita Mussolini. Guarda invece cosa ho trovato io. Amo. Mi perseguita. È il mio motivo di vita. Devo fare High School Musical 4. Un giorno uscirà High School Musical 4, ne sono sicuro. Amo. Questo qui è sbiadito dal sole perché è rimasto davanti per tutti gli anni. Quello dietro con i colori giusti. Quindi nessuno lo compra da almeno... 10 anni. Anche di più perché è il primo. No, in realtà è il secondo perché questa è la copertina del 2. Che è uscito 17 anni fa il secondo. L'ho detto giusto oggi al mare. L'hai visto, quindi dobbiamo comprarlo. Non mi piace fare gli acquisti avventati subito la prima sera, appena vedo una cosa. Cioè mi piace dire oh che carino, però comprare dopo così almeno. E dimenticarsi dove si trova e poi lamentarsi tutto, per tutta la settimana. Così faccio le mie scelte. Io invece sono perseguitato da High School Musical. Qualsiasi vacanza facciamo trovo sempre qualcosa di High School Musical. L'anno scorso la cartolina, l'altra volta l'astuccio, lo zaino. Questa volta gli sticker. E niente, devo fare High School Musical 4 io, ho capito. Il mondo per una persona così deve essere una continua sorpresa. Non hai idea di dove si trova, se ha già visto un negozio o no. Quindi ogni cosa per lei è nuova. Siamo già stati in questo negozio? No, amo. Allora possiamo andare a vederlo. Ma il problema è che se anche l'avesse già visto, lo riguarderebbe di nuovo come se fosse la prima volta. Ho trovato le calamite perfette per le tue amiche. Amo. Oh, finalmente una sala giochi. Beh dai, piccolina, però qualcosa c'è almeno, dai. A cosa vorresti giocare? Tu lo sai che io ti ho fatto vincere l'anno scorso per farti fare il cosplay di Ran, vero? Uno ha trovato le prossime maglie per il suo guardaroba. C'è qualcosa di comicamente sbagliato in tutto questo. Oh, è un po' creepy. Oh no. Ma porca. Vabbè, i costumi sono bagnati, ma quello è il loro destino. Andiamo a fare colazione. Una donna che ha realizzato il suo sogno, avere la sua colazione. Sua signoria soddisfatta? Io mi accontento veramente del minimo. E per chi se lo chiede non è caffè, è cioccolata.
Ho dovuto portare questa in giro perché c'era rischio pioggia e almeno questa è la custodia acquatica. Aspettate, sta pensando. Sto pensando, ma la pasta coi fagioli? Sì. Era pranzo o cena? Perché le vorrei un pochino già adesso. Dove stiamo andando? Non ne ho la più pallida idea. In edicola a comprarti il sudoku. Ma io vorrei leggere qualcosa, però non voglio spendere. Magari in edicola ci sono quei romanzi gialli o rosa o neri che costano 5 euro e che durano 2 minuti. Ora vi faccio un quiz. Secondo voi, per cosa è felice? A. Smetti di piovere oggi pomeriggio. B. Oggi a pranzo c'è la pasta e fagioli. C. C'è un negozio tutto a 99 centesimi. Se hai dato la risposta C, hai detto giusto. Mi servono un paio di ciabatte, amo. Credi che queste mi vadano? No. Però vanno a te. A me potrebbero andare bene queste. E sono seria. È un 32, però il 34 lì mi sembra abbastanza grande. A me servirebbe un costume nuovo, sempre gli stessi. Ma mi servirebbero anche delle ciabatte. Anche un paio di occhiali sarebbero bene. Che le dici, li prendo, amo? Ma Human Safari ce li ha questi? Ti ricorda qualcosa? Effettivamente non so dove l'ho già vista quella. Non saprei proprio dove. Amo le due parole che più ti piacciono. Costa poco e sconti. Mannaggia che siamo venuti troppo tardi. Ci siamo persi il musical, amo. Ci hanno nuovamente cambiato di posto. Ci sono solamente gli elicotteri. Non c'è letteralmente nessuno. La bandiera è ancora rossa, ma penso più per le nuvole che per il vento. Dai, buttati ora. Non è vero, era uguale a ieri. Ah, già che per buttarti in quest'acqua devi camminare almeno un chilometro. E puoi correre col naso all'insù verso un sole che non finisce mai. Solo dopo che siamo usciti noi dal CREA hanno iniziato a fare le musiche un po' più power. Tutte quando le facevamo noi erano tutte iper tranquille, tutte troppo calme. E religiose. C'era anche l'ora della preghiera, rigorosamente la fine dei giochi prima di andare a casa. Voi avevate un'ora di preghiera, noi facevamo la messa il venerdì. Però poi dopo la messa ci davano un ghiacciolo. Buttati! Non so quando è successo, ma siamo mega lontani dal nostro ombrellone, tipo là in fondo. Dai che forse arriviamo a Rimini tra un paio d'ore. Dai, nuoto così, arriviamo prima al nostro ombrellone. Io camminando con le ginocchia. Oh, gli hanno fatto il ponte elevatoio. Oh, che carini, i bimbi sono così intelligenti. No, non si fa. Fa distruggere il castello a un bambino, certo. Così, guarda. Ma neanche la persona più merda delle merde, nel pianeta più merdoso, nell'universo più merdoso, può fare una roba simile. Scusami, ha distrutto il gabbiano. Quanto invidio i nostri vicini in questo momento. Ma penso sia un ristorante, visto che lei è una pizza intera. Voglio andare in quel ristorante. Pace a voi, fratelli. Io vi benedico. Vi voglio bene a tutti, figlioli. State sicuri. Sei carino, sembri Gesù. C'è chi con dita e c'è chi senza dita. Dove sono i fagioli? Lì, amo, non li vedi. Sì, ma sono piccoli. Non era come pensavo. È successo un miracolo. Ovvero? Ero convinta di non aver ordinato il secondo, però poi è arrivato. E anche la mia cotoletta. Ehi. Cosa devi comprare oggi? Ve lo dico io cosa comprerà? Niente, nulla, assolutamente niente. Guarderà tutti i negozi, cercherà tutti i prezzi, poi oggi non comprerà nulla per lamentarsi l'ultimo giorno che si è dimenticata dove si trovava che cosa. Hai superato il confine, ora sei a Milano Marittima. Posso dire che con tutta l'onestà possibile al momento, magari siamo noi nella zona sbagliata, è ok, ma io mi sono sempre immaginato Milano Marittima come iper... tutta festaiola, tutto bar, tutto cose. Non vedo niente. Vedo solo hotel per famiglie per ora. Oh, finalmente inizio a fare qualche video anche col cellulare. Hai capito il 5 stelle? Vuoi vedere una cosa figa di questo telefono, amo? Posso filmare sia noi che la macchina in contemporanea. Hai visto? Incredibile. Oh, la civiltà. Ora lei è contenta. Finalmente ha qualcosa da guardare su cui spendere i propri soldi. Evviva! Guarda, tutta la strada è tutta per te ora. Ci saranno carte di Magic lì? Guardiamo. Puoi spiegare il collegamento fra Spider-Man, un arco e un fucile da cecchino? In questo caso si ha una mimetizzazione, quindi Spider-Man si
sia arma di arco per sicurezza e di fucile da cecchino per proteggersi, ma comunque tiene la sua maschera perché almeno ha la sua identità sempre con sé. In ogni caso questo giocattolo non fornisce protezione. Guardiamo, puoi fare Tanjiro con questo invece. Che carine! Sai che in realtà, a parte gli scherzi, per un cosplay tutta sta roba? Sì, è strautile. Non ti senti osservata, Amo? Finalmente un po' di civiltà, un po' di luci, un po' di colori, un po' di sassi, la neve. Questa era la Milano Marittima che mi immaginavo. Certo, è comunque meno di quanto mi aspettassi. Però meglio delle lande desolate di prima. Vuoi sfidarmi? Paura, Potter? Cos'è, hai paura che non ti faccia vincere legalmente? Ah, bala. Hai paura di avere una vittoria solamente per non merito? C'è Spider-Man che ti fa il ciup e un Bulbasaur. C'è Bulbasaur! Non so cosa sia questo, Amo, ma ci vorrei entrare. Ha un non so che di Sword Art Online tutto ciò. Saluta. Cosa c'è che ha attirato la tua attenzione? La giraffa col candelabro. Quanto ci si sente sbagliati a stare in mezzo ai minorenni e pensare, mamma mia, ma come sono vestiti questi. Dopo minuscoli acquisti, eccoci sul vialetto degli artisti. Cos'hai acquistato? Vi lascio col dubbio. Ve lo dico io, ho comprato cazzaterne. Guardatela qui, è attirata da altra roba che potrebbe acquistare a un euro. Questa è arte. E qua c'è un biglietto con scritto fette. Molto poetico. Piove in continuazione, ma solo la mattina. Poi lascia un attimo di sole e poi riprende la sera. Per fortuna che domani dicono che non piove più. Sei contenta di averli trovati in sconto finalmente? Sì. Oh, come poteva mancare il giro ai mercati dell'usato pure in vacanza. Ah, che bello. Subito si entra, guarda qua che bei mazzoni di carte. Oh, speravo di trovare un amiibo. Che cosa comprerà? Mi sembra un giallo di tutto rispetto questo. Io vado nella parte più nuova. Direi che è da comprare. Beh, quello della PS3 mi manca di questo. La madonna. Sì, ma non guardarmi così nell'anima. Di robina interessante ce n'è, però a prezzi un po' tanto gonfi. Questo qui identico ce l'ho nella mia vecchia camera. Madonna mia, ed è più nuovo del mio. Non pensavo che avrei mai trovato in un mercato dell'usato il film di Postal con Postal Dude, il film del gioco di Postal. Però non so se li vale 4 euro. Anche perché lo stanno facendo uscire di nuovo, rimasterizzato. Lo prendiamo? Ma chi l'ha pensato una tazza a forma di mucca con le tettine anche? Che c'è? Ma quello è il gabbiano di Gesù, sta in piedi sull'acqua. Voglio creare una religione su di lui adesso. Il mistico gabbiano. Era che mia nonna ti disereva. Ah, io a tua nonna devo dare ancora questo santino. Guardatela, una donna che finalmente ha avuto ciò che voleva. Ha avuto i suoi fagioli. La figlia di Bud Spencer. Amo tuo padre, Bud Spencer, è uguale. Amo, portiamolo a Luca, tuo padre. Portiamo tuo padre a Luca in cosplay di Bud Spencer, dai. Ah, che fa un sacco di foto. È tornato. È tornato! Ah! Ciao, Gianni. La famiglia è riunita. Sì. Assemble. Era rossa la bandiera. Eh beh, vedi tu. Persino quel cane ha paura. Andiamo, Johnny. Andiamo in mare. Guarda che ne arriva una grossa, Johnny. Vai. Johnny, no. Nonostante il tempo mefistico di prima, adesso c'è un sole che potrebbe scottare effettivamente. Vai, Johnny. Prendi l'onda. Johnny, cavalca la forza. Bravo Johnny! Oh, che bravo, ha fatto il bagnetto pure lui. Chiudi il naso, 3, 2, 1, vai Johnny! Ho appena vinto 9 partite a 1 e lei 4, 3. Poche. Ok. Oggi vedo poca roba sul nostro tavolo. Questo perché ogni estate diciamo sempre che facciamo una cosa, poi non la facciamo mai. Stasera forse la facciamo, se si sveglia. Che buona. C'è il cocco. Una donna e il suo amore per il cocco. Un amore che va avanti dai tempi dell'università. Da quando scoprì il bounty per la prima volta. Io alla specializzazione ho scoperto che il Lion è strabuono invece.
Oh, io ti giuro che ho cercato anche su Google Maps qual è quel posto, ma non si riesce a capire, non si riesce a capire da Google Maps. Io voglio andare là a mangiare. Abbiamo mangiato poco apposta per questo. Finalmente dopo tre vacanze l'abbiamo mantenuto questa promessa. Mangiare la pizza. Siamo qui, io, te e il mio zaino. Un'opera d'arte. Intrattenimento dal vivo, patate, un bello zaino. Manca solo una cosa per migliorare la serata. Guardala lì com'è contenta, com'è finalmente soddisfatta. Com'è la pizza? Io ho avuto finalmente quello che volevo, una marinara con qualcosa in più. Fidanzata in vacanza essere tipo. Passo davanti a tutte le bancarelle che vedo e mi ci fermo e non compro nulla. Passo davanti alla bancarella delle caramelle e ci spende 30 euro. Cos'è il fritto da passeggio? Non lo so, prendiamolo e scopriamolo. Cioè, tipo qualcosa in un cono. Oppure è un cane fritto con cui devi andare al guinzaglio. Sai cosa ci vorrebbe ora? Una bella Red Bull. Quale sarà la prossima bancarella su cui si fermerà? Che risposta scontata, ovvio, tutte. Partita in quarta. Però nulla in confronto a quando è partita in quindicesima a spalato con l'aura da Super Saiyan per vedere i mercatini. Ti giuro che li comprerò prima o poi. Finalmente una mattina in cui possiamo andare al mare. E ora è il momento dei soprannomi delle vacanze. L'anno scorso avevamo nominato una nostra cameriera a tempo delle mele. Quest'anno le nostre ex vicine, che se sono andate probabilmente lo stesso giorno in cui siamo arrivati, le avevamo chiamate le vecchie ninja. Perché noi avevamo solo due mollette e loro ne avevano una decina. Quindi probabilmente hanno fatto qualche mossa ninja per rubarci le nostre mollette. Guardate un nano sorpreso da una macchina. Ma dai, ma vuoi mettere una Tarazzi Electric? Guarda che bella! Questa qua va almeno a 50-60 in autostrada. Abbiamo trovato l'ultima evoluzione di Johnny. Abbiamo Johnny Junior, Johnny il nostro e quello è Johnny Supremo, soprannominato Johnny Bravo. Ma che bella conchiglia, ma? Prendi. Amo, ho più presa io con i piedi che tu con le mani. Oh, guarda che finalmente si vede attraverso l'acqua oggi. Vabbè dai, qualcuno deve pur farlo. Shinkatsu, detto volo. Guarda che vediamo anche una barchetta che se ne va via dal porto oggi. Ciao barchetta. Non ho mai visto un gommone a forma di serpente egiziano. Compramelo. Oppure rubaglielo. Sono piccoli e deboli e fragili. Senti di già fare. Oggi voglio andare nei negozietti tutto un euro. Prendiamo la bici, andiamo al Lido di Sabi. Dove c'erano? Ma cosa compriamo io a chi? Niente e a nessuno. No, ho già addocchiato delle cosine. Dove e a chi? Non mi ricordo dove. È il tuo compito ricordarti di dove io li avevo. Il mio compito è non ricordarti dove sono, così non compri nulla. No. E niente, dopo 27 anni che siamo ancora qua, ancora non l'hanno imparato. Vogliamo l'acqua frizzante. Ma è colpa tua, io te l'avevo detto di scriverlo sul foglio. Perché tanto la cameriera mi ha chiesto qual è il nome del mio canale, quindi... Ciao, ti saluto se lo vedrai. È colpa sua, lo so, io gliel'ho detto di mettere sul foglio di scrivere che era acqua frizzante. Qui non c'è la bassa marea, c'è la super 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 bassa marea. E guardatelo là, un piccolo criceto da solo in acqua. Io già mi sono fatto un chilometro per arrivare da qua visto quanto è bassa la marea. Perché danno sempre per scontato che l'insalata è per me? Nonostante la mangerei sempre comunque. Brava, amo. Hai fatto dei miglioramenti nei tempi della crociera. Non ti sconvolgi più degli scampi. Non ti fanno più senso. Ti sta puntando. Amo, ti stanno minacciando. Sei la loro prossima vittima. Le ho appena sbloccato un life hack incredibile. Se chiudi gli occhi abbastanza intensamente con le zucchine fritte, pensa che sono patate fritte. Potrebbe essere. Oh no, è ripartito! Vai Carmelo! Bravo Carmelo! Guardatela qui. È
strega del mare. E esattamente dopo un anno rieccoci esattamente dove ci eravamo lasciati. Siamo ritornati al Lido di Savio. Quando trovi un posto buono non lo cambi, no? Eccola, subito appena arrivati. Qua è dove abbiamo mangiato la prima volta, quando siamo arrivati. Le crocchette di patate. E lì c'è il negozio a un euro dove ti sei arrabbiata perché le cose non costavano un euro. Amo, sono curioso di vedere se c'è ancora una cosa in sto negozio. No, amo, il puzzle di Eddie Guerrero non c'è più. Se l'hai comprato qualcuno. Cos'hai comprato tu invece? Ho comprato 24 cerotti resistenti all'acqua al modico prezzo di 2 euro. Con i disegni per i bimbi. Ideali per piccole ferite. Tipo le tue. Sì, guarda, c'è la farfallina e il pesciolino. Come potrebbe mai mancare il giro ai mercatini della settimana? E lo ripeterò sempre, vendono le stesse cose identiche anche da noi, però è sempre bello vederle. Ma cos'è successo fra ieri e oggi? Cioè, da dove è arrivato tutto sto vento? C'è stato un giorno di mare calmo. Mezzogiorno, la mattina era... La mattina era super, il pomeriggio era... Gianni! No! Ci stai abbandonando! Ma più che altro ho visto un'ondata di coriandoli in mare. Lo possiamo curare. Buonanotte, piccolo principe. Un ultimo flashback, Johnny, un ultimo flashback. Ci staremo accanto fino alla fine. Ma sei cerotti io? Non possono aiutarlo. Ma come no? Stiamo gli vicino e basta. Se posso ti aggiusto. Se posso ti aggiusto, non ti preoccupare. Un'onda no, me la ti ha portato via da noi, Johnny. Ho trovato un bastone dalla forma molto particolare. Perché la tua porzione è più grande di tutti gli altri bimbi. Che l'ho avuta doppia. Perché hai il doppio delle costine tu? Perché ti ho lasciato le patate. Quello è quello che hai chiesto, tu mi hai chiesto le patate. Il nostro ultimo pranzo qui. Sei triste? Buono. Oggi è l'ultimo giorno di mare, dai. L'acqua è tiepida e ci sono ancora le conchiglie. Vai, amo, è tradizione. Devi buttarti subito ora. Il problema è che qua è bassa per tutto il tempo, devi correre almeno un chilometro. Vai, buttiamoci tra un altro paio di chilometri. Vorrei salutare tutte le mie amiche che stanno guardando questo video. Ciao, vi voglio bene. Guardatelo là, un nano da solo disperso nel mare. Oggi volevo andare vicino agli scogli e vedere se c'è qualche granchio. E fuggono abbastanza in fretta questi appena ti vedono. Vai, amo, cattura un granchio. Tu sei il granchio più coraggioso che ho visto oggi. Dai, andiamo a catturare un granchio. Poi lo usiamo per combattere contro altri animali. Guardatela, chi non è abituato a stare al sud che si taglia con uno scoglio. Io camminavo sul tetano. Guarda questi quanti sono qua dentro. Guarda lui che cerca di mimetizzarsi. Mia zia giù a Palermo li prendeva a mani nude i granchi. Ci sono i gabbiani che regnano sulla sabbia. Guarda questo. Lui è Costanzo. Guardalo, guardalo che va a rubare il cibo ora. È il momento di salutare il mare con la speranza di rivederlo l'anno prossimo. Dai, andiamo. Mia. Lo sapevo che mi avrebbe seguito tanto. Vai, buttati! Oh, ci abbiamo messo tipo 3 ore per asciugarci. Bello, nano. Non mi rubate la maglietta, però. Vai a prendertela.
Eravamo fuori ad ammirare il grande tramonto dell'ultimo giorno qua da noi e ho visto che c'era un bambino sul tetto di quell'abitazione e ho appena scoperto che lì c'è una piscina. Questi qua c'hanno la piscina sul tetto con anche il coso che spruzza l'acqua. Che sciccheria, l'ultima sera. Guarda qua. L'ultima cena. La nostra ultima cena qui, però non l'ultimo pasto, quello è domani. E comunque forse ci andiamo a prendere una pizza per il viaggio.